sono le 2, sarà in sede. E anche oggi Luca non c'è! Bentornati su YouTube, sono Matteo Torrisi, officina del pilota, ristrutturo auto d'epoca e auto sportive. Io sono Luca di Empower, il sito più grande d'Europa per componenti tuning. Io sono Andrea di GarCare.it e mi occupo di vendita di prodotti per la cura dell'auto e soprattutto effettuo detailing nel mio showroom. Le date di questa volta se quello che vedrete in questo video vi interessa, vi ricordo di mettere like al canale e di continuare a seguirlo. Ma quello che è più importante per noi, mettete comunque anche dei commenti sotto a questo video, perché ci fa piacere sapere cosa ne pensate. A proposito di questo, vogliamo fare i complimenti. Ci vogliamo fare i complimenti per come è andato il complimentiamoci, video. Complimentiamoci tutti quanti. Pace. Per come è andato il video della scorsa settimana. Per chi non l'avesse visto, vi mettiamo il link nella descrizione qui sotto. Il video ha fatto più di 1000 visualizzazioni. Siamo soddisfatti di questa, di questo risultato. Ha avuto comunque dei buoni commenti sul incentivarci ancora di più a fare, a proseguire questo progetto. Non voglio il gobbo là dietro. Allora, siamo contentissimi del risultato che abbiamo ottenuto con il video precedente, okay. Che troverete comunque qui nel link. Il link troverete il link nella descrizione. Ma la cosa più interessante, ragazzi, è che oltre alle visualizzazioni e ai commenti, abbiamo ricevuto in posta privata dei messaggi che ci invitavano a visitare ben tre possibili posti che potrebbero fare al nostro caso. Assolutamente sì. Dalle foto anche sembrano molto belli. Incominciamo subito con il primo, che andremo a chiamare oggi pomeriggio per cercare di fissare un appuntamento. Rimanete connessi perché, attenzione, i contenuti esploderanno, saranno tipo, sempre di più. Tipo, come aprire un crotino con le forbici. Se fossi nuovo in questo canale, ti consiglio di iscriverti in modo che tu possa seguire tutte le prossime puntate ed episodi a riguardo. Quindi la prima cosa da fare è chiamare il primo e prendere appuntamento. Perché? Perché nella vita reale è giusto concretizzare. Le piattaforme online sono molto belle, ma stanno sempre all'interno di uno schermo. Noi facciamo le cose sul serio. Telefoniamo. Vediamo che risponde. Che ne so? Squilla. Le 4:10. Buonasera. Buonasera, salve, ho visto un annuncio per un magazzino sulla Cassia, 3.600 euro, era il canone d'affitto. Esatto, volevo sapere se appunto era ancora disponibile e se è possibile venire a fare una visita, un sopralluogo. Allora sì, è ancora disponibile, si può vedere martedì mattina alle 10. Questa domenica, dopodomani, io, Luca e Andrea andremo a registrare un episodio di una Subaru Impreza QRX STI che stiamo ristrutturando. Un'impresa che abbiamo ristrutturato, che è effettivamente il primo progetto dove le nostre tre passioni, le nostre tre attività si sono incontrate per la prima volta. Visto che noi siamo stacanovisti e ci piace molto lavorare solo ed esclusivamente nel settore, però, perché poi per fare effettivamente altre cose non so. Il segreto, come già ho detto in qualche video fa, è non avere la sensazione di lavorare. Esatto. Per cui noi non ce l'abbiamo mai. La giornata è ancora molto lunga e ci rimangono un paio d'ore di sole, ancora abbiamo pensato di darvi qualche chicca, qualche tip su come pulire, intervenire sui sedili in pelle di una X3. E chi meglio del mio amico Andrea, di GarCare.it, può spiegarci come pulire a fondo un sedile in pelle. E chi meglio di me può sfruttare l'occasione per farsi pulire i sedili in pelle dell'X3, visto che l'X3 è la mia. Comunque colgo l'occasione e lo ringrazio anticipatamente. Grazie ragazzi. Quando il sedile comunque presenta questo effetto lucido, è sicuramente un effetto non naturale e quindi sicuramente è molto sporco e deve essere rimosso
farlo tornare al suo stato satinato. Questo è un prodotto che può essere utilizzato anche come mantenimento nei vari lavaggi quotidiani. Magari la prima volta lo utilizziamo puro per avere una forza maggiore nel sgrassare lo sporco, e le volte successive lo andiamo a diluire uno a uno. Mi raccomando, scegliamo il prodotto prima di utilizzarlo. Apriamo l'erogatore. Andiamo a coprire tutta quanta la zona da trattare e ci aiutiamo con una spazzolina per andarla a lavorare. Ovviamente è meglio una spazzolina che un panno, perché con la spazzolina riusciamo ad arrivare nei pori della pelle. A questo punto cominciamo a lavorare il prodotto sulla superficie. Riusciamo a vedere la differenza di colore dove praticamente viene via lo sporco. Lavorandolo con la spazzola notiamo subito un cambio di colore e effettivamente vediamo che lo sporco sta venendo via. Quindi continuiamo a lavorarlo. Senza fare pressione, giusto a far scorrere nella spazzola. Poi ci muniamo di un panno asciutto e andiamo a fare l'azione di rimozione del prodotto. Non ha bisogno di essere risciacquata la superficie, ma soprattutto già potete sentire la morbidezza della pelle che è tornata, a differenza dell'altra superficie, quella ancora sporca, che risulta essere un po' più dura. Eccolo, fermo. Okay.